Adesso è partito. Beh, io spero che registra, poi se non registra rifaremo per l'ottava volta Melbourne. Ciao a tutti. Ciao Ciao a tutti. a tutti. Allora, iniziamo una nuova Ciao. serie con Mick. Saluta Mick. No. Ciao, Ciao. saluto Antonio. Saluta. iniziamo su Formula 1, facciamo la carriera Coppe con la carissima Ferrari. Esatto. Sotto la curva Coppa. Allora. Difficoltà, prenditi questa responsabilità e spiega la difficoltà e perché. Allora, questa è tipo la 76esima carriera che iniziamo. Per 75 carriere non sono riuscito a convincere Alexander a mettere il livello esperto. Finalmente ci sono riuscito, visto che era troppo basso il livello difficile. Quindi abbiamo deciso che piuttosto lottiamo per magari in alcune gare per posizioni un po' più arretrate. Magari arretrate Sì, intendo allora tipo, diciamo che in so. realtà probabilmente il livello perfetto per la nostra abilità sarebbe una via di mezzo tra difficile e esperto. Esatto, come Però, sempre, però non siccome ha non cambiato. esiste, Quindi. preferiamo mettere esperto, che magari anche da guardare per voi è un po' più interessante. Magari Esatto. un po' meno per noi, che sarà complicato, però vedremo, dai. E Basta. basta. Poi cerchiamo la doppietta Ferrari come sempre. Io entrerò però sempre malamente su Xander, quindi la doppietta Ferrari sarà sempre molto difficile. Sì, ecco, intanto sciogliamo le gomme qua. A posto. Io vado sempre su bilanciato, quindi. Abbiamo impostato, allora, per quanto riguarda gli aiuti abbiamo controllo trazione ABS. Vabbè, so, le robe che c'ha la Formula 1 comunque. Sì, in realtà l'ABS non proprio, cioè in realtà ce ne abbiamo un po' troppo, però vabbè. Ci dobbiamo accontentare, Antonio. Sì, vabbè, anche perché giochiamo esperto. E vabbè, aiuto ai box. E basta, niente traiettoria dinamica, nonostante Mick è bravo, Niente, giocava traiettoria dinamica. niente. Anche se Xander ha un po' di problemi con l'aiuto ai box, però. Sì, vabbè, lasciamo perdere. Diciamo che io ho problemi con gli hitbox, quindi con i meccanici, io invece ho problemi con la frizione, quindi più o meno ci compensiamo. Esatto. E basta, Ah, ecco, quella abbiamo cazzata. impostato allora, niente prove libere, niente warm-up, soltanto qualifiche brevi, quindi una sessione unica. E gara al 25% della durata reale, quindi più o meno 15 giri. Olè, usciamo, andiamo a prenderci la nostra 15ª piazza. Eccoti là. Chissà se sta registrando. Ma vaffanculo. Chissà, chi può dirlo? Ai. Ovviamente la cosa che non abbiamo detto è che questa serie andrà avanti. Una puntata sul mio canale e una su quello di Mick, Esatto, e qua alternando. dovresti dire ragazzi, mica aperto un nuovo canale Questo devi dirlo tu. che nel momento in cui stiamo registrando ancora non esiste, però esisterà ragazzi quando vedete Sì, questo video, per cui. esatto. Anche perché sicuro non esisterà questo video senza il mio canale, questo è poco Sì, sicuro. anche. Quindi niente, Xander vi mette il link sotto, giustamente, perché è ovviamente soggiogato dalle mie decisioni, quindi. Soggiogato. Tanto batto a fare la pole position, attenzione. Questo silenzio imbarazzante. Alexander, mica hai fatto 1,29. Poco lo vedrà il mio tempo. Già che te la tiri non mi Tra piace, poco lo vedrà il mio tempo. Oh, quanto che sta il traguardo? 1,30, niente. eh. Io te l'avevo detto che eravamo gente da 1,30. Sì, ma ancora non ho finito. Ma come faccio a essere rosso? Ma no! 1,27 Rosberg, addio. Ma quanto cazzo l'ha fatto? Ragazzi, si conclude qua la carriera di Formula 1 nel 16 un esperto. Sì, ma la gara è un'altra cosa, va bene, anche se partiamo dietro meglio, è più divertente, Alexander. Sì, Mick, parlo per te. Vabbè, io comunque il mio 1,29,8 l'ho piazzato. Dai, Xandri, quanto ho fatto? 1,29,5. 5. Devo fare anche qualcosina più basso, forse. Se non toccavo l'erba e il muretto di fianco all'erba. Dai, Xander, sarà stato divertente. Mettiamo esperto.
quota, ragazzi. Massimo d'esperienza sarebbe esperto tra lettore dinamico. Ma qua qualcuno... Mamma mia, che degrado! Mamma mia, però sarebbe la più divertente se tu ma ci la pensi. Divertente cosa? Col del... Cioè, c'è scritto per terra dove devi andare. Ma come fai a giocare? Sì, quello c'è scritto. Sì, vabbè. Nel frattempo, io sono decimo e tu sei quindicesimo. Mamma mia, un tempo in cui saremmo stati primi con 2 secondi di vantaggio a livello difficile. E tra l'altro, sto guardando adesso. Sto mutando gomme da. Io metto quello da Q1, scusa. Quindi esci per cercare di migliorarti. Certo. No, no, Gutiere. Porco. Tanto siete tutti testimoni perché guarderete il mio video. Ti sei schiantato? Allora, non so se è peggio il fatto che un as mi supera agevolmente in rettilineo. Oppure il fatto che superandomi mi trancia via una ruota. Non so cosa è peggio. Ah, sei morto? Sì, sono morto. Dammelo sto tempo. Uff. La sesto, me coglioni. Sante, io partirò da una comoda sesta posizione. Eh? Io partirò da una comoda sesta posizione. Che schifo. Ho fatto 1.28 alto, mi pare. Sono riuscito a stare proprio al pelo all'1.28. Quanto manca? Beh, tanto io adesso rientro, cioè dubito che posso fare meglio di così. Oh, Bottas c'ha 5 posti di penalità, quindi parti anche davanti a lui, Sì? Sì. No, gli hanno tolti. Non può fare niente. 5, quindi arriva il decimo, quindi non ho messa comunque davanti. Vabbè, niente, avanza. Vabbè. Quindi saranno due gare molto diverse. Xander che parte dal fondo, io che parto da più o meno avanti. Però la prima curva tu già ti infili a destra, aia! La prima curva sto già in box. No, non fare come SAF con Project Cars. Strategia di gara. Che giro te vuoi fermare? Allora. A te quanto ti dà il rientro? Sesto e lascio così. Quindi devo cambiare io, anch'io sono al sesto. Io vado di quinto, quindi. Io sono pronto. Madonna, guarda quanti doppiati c'ho davanti. C'ho un po' di ansia. Hai messo anche il warm-up? No. Quindi questa è già gara? Sì, questa è già gara. Ah, ma stavo già schiacciando i tasti sbagliati. No, ma ragazzi, quarto a sinistra, brutta storia. Silenzio! No, Xander, qua finiamo male. Mamma mia, guarda che cazzo sto. No, ragazzi, vabbè, poi vedrete il video. No, basta, cioè, mica vedere il video. No, casino, bordello. Successo? No, cosa non è successo? Gente, sei in gara, però. Io, grazie a Dio, sì, non so in che condizioni. No, gente, aspetta, sei in gara. Della gente si è schiantata davanti a me, Mick. Sì, di gara, subito. Via. Ho visto delle cose che doveva aver lei, negro? Cioè, la safety car non mi puoi superare. Perché lui sta davanti? Scusa, Cosa supera lo scusa? Dice che non posso adesso, poi mi ha superato il safety car. Vabbè. Come è successo a me l'altra volta, ti ricordi, Hamilton? Sì, meglio che però c'era safety car perché sono andati tutti trasparenti. Sì, ma comunque diventa successo una cosa. Cioè, già sul rettino prima di arrivare alla curva. Agghiacciante. Qualcuno ha toccato qualcuno, si sono schiantati contro. Un po' come te nel primo Gran Premio a Melbourne, ti ricordi? Figata però. Cioè, uno ha travolto l'altro e l'ha portato addosso al muro. Poi un altro pure. Sai, però questa cosa un po' te lo metti in quel posto perché potevi approfittare un po' di superare invece. Lo so. Invece ho perso anche una posizione perché Berlain è impossibile. Cioè, non so per quale motivo, ma ha superato. Beh, partivi in che posizione? 15. 16. E 6? 14. Ah beh, allora ne hai guadagnata una. No, in realtà ne ho perse, perché se pensi che due o tre di quelli che avevo davanti si sono schiantati. Quindi noi le gomme da quelle rosse le non le usiamo perché... Porca troia. Rientreremo praticamente quando rientra la safety car. Cambio strategia. Bravo. Cambia. Perché non mi chiamano i box per dirmi il cambio strategia? Un blot. Tu hai qualcosa comunque... quei meccanici che non va. Perché a te ti hanno chiamato, ti hanno detto? No. Allora.
Però le gomme ce la fanno a farti tutta la gara? Mi metto le medie stavolta, non metto le soft. Ma ci sta. Guardate che Xander adesso approfitta e va a vincere il Gran Premio, eh. Sì, no, hai ragione, ancora un giro così lo facciamo. Però quelli davanti non rientrano. Vabbè, non sta rientrando nessuno, Xander. Beh, meglio. Meglio. Sta gente che rientrerà dopo quando io sarò libero di finire la gara tranquillamente. No, penalità drive thru non ci credo. Veramente? Ma sta andando pianissimo. Ma l'aiuto ai box a che serve se... Ma sai che forse abbiamo messo no? Mi sta venendo il dubbio. No, no, prima quando sono entrato. Cioè, ma io non capisco perché ti sei buggato così, però. Non capisco, lo giuro. Sì, non capisco. Sì, che cazzo devo fare? Sì, un'altra penalità ci beccamo, davanti un po'. Non rientra comunque la safety car ancora fuori. Meno male, dai. Può andare piano, rientrare piano, vediamo che cazzo ti dice. È una scocciatura mica da ridere, eh. Sì. Vediamo. Propongono un cambio strategia dei box. Anche qua mi propongono di rientrare con le medie. Com'è andata, Xander? Sei entrato? No, sono a 20 all'ora, ci ho messo un quarto d'ora solo per raggiungere la linea, che palle. Sì, sono entrato comunque. Ma mi hanno montato le soft, sti mongoloidi! Ma devo fare il drive-thru! Ma... Dio caro! Partiti! Ma io provo a fare l'ognor, io non mi fermo di nuovo per il drive-thru. Ti squalificano? Vediamo, se mi dicono qualcosa. Non ho detto niente adesso. Ma c'hai fuori il robo del drive-thru? Il simbolo? No. Cioè non ti dice proprio niente adesso? Adesso pare di no, vediamo. E lo gnorri. Dai, becca sto giro veloce, va. E lo gnorri, Xander. Fai finta di niente. Sì, no, infatti. Mamma mia, ho fatto un mezzo dritto. Il problema sarà arrivare con le soft fino alla fine, però. Beh, oddio, neanche tanto alla fine. Ah, ecco, la novità drive thru dentro 2G. Perfetto. Vabbè. Come un orologio svizzero. Vabbè, a questo punto mi faccio un altro giro, però niente, devo fare il drive-thru, quindi speriamo che non mi si ferma i box stavolta sto mongoloide. Ma poi perché ti sei fermato al box? Cosa non è non so box? Infatti, ah, i meccanici non sono fuori, perfetto, sta facendo il drive-thru, meno male. Ah, vedo che sta fermando un sacco di gente, però devo fartelo prima, però vabbè. Perché poi non è che hai chiesto te no, rientri. No, tra l'altro no. Vabbè. Dai, comunque sono entrato tredicesimo, dai, potevo andare peggio. Ah, e quindi e tu non devi più rientrare però con le gomme? No, in teoria no, però... Però non si sa. No, è che con le soft dal quarto giro sarà un po' un problema gestire. Ah, hai le medie, è vero. So che inculata. Rientro in quarta posizione. Ma io qui qualcuno fotto perché c'è un po' di gente ai box, vediamo. Basta, stai. Da chi? Da Massa, sempre Massa. No, c'ho Ricciardo dietro, che angoscia. Sono quelli pucciano. Che palle. E poi sono convinto, addirittura ti dico la mia, che in realtà a Melbourne non siamo forti. Ce la conosciamo bene, ma non siamo forti. Sì, no, io no. Io lo so, lo so, puoi imparare il secondo... Oddio, Sainz e Massa. Pericolo. Porco, ma no, sempre. Ma perché? Oh, ma perché? Si è girato, Ricciardo è morto. Safety car, te prego. Lo so. Però questo video è bellissimo. Mi succede di tutto davanti, eh. Che danni che stai facendo? No, no, ma Ricciardo sei proprio. Cioè, testa coda fortissimo in rettilineo. Non so chi ha toccato. Forse Sainz. Ma safety car dov'è, dai? Tutto tra l'altro, cioè, altro che gara 100%, tutto in 8 giri, eh. Sì, sì, non faccio. Ho capito, se continuiamo a morire davanti a me, che devo fare? Il problema sta nel fatto che avevo davanti Rosberg e Hamilton. Ce n'è uno, secondo me, che non si è fermato per essere lì davanti a rompere il cazzo. Guarda Sainz, che infame, eh.
Oh, si è girato, va a farti fotte. Ma quanti cazzi? È No, si è girato perché mi ha dato una botta, ma si è girato lui. come prima me Verstappen. Devo difendere pure la Hulkenberg. Vedi però quanto cazzo è realistico. Davanti ho Sainz che ha le gomme medie, quindi probabilmente ha fatto una strategia, quella che dicevi tu. No, ma... Successo? Hulkenberg. Sei fuori? Sì. Mamma mia, Sante. Settimo. Io tolgo i danni. Io ci so uscire se sbaglio io. Io mi sono rotto il cazzo che la gente mi passa davanti e mi stacca le gomme, mi butta addosso al muro, basta. Allora, ho provato. No, sono ancora un po' Aspetta il DRS con calma sul rettilineo, tanto. Mamma mia. porco del cane. C'ho danno arancio, è grave. No, no, tieni, tieni. Tagliato. Mick. Ma perché pensavo di riuscire a passarlo e invece non ce l'ho fatta. Però faccio fatica anche col dire. Forse qua in fondo, la curva in fondo. Adesso mi frena, io freno. Guarda. Oh! Tieni, 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 Mamma dai che ci mia. sono. Mamma mia. Di cacchine. Aia! Tu, cioè, ti piace preparare i campi, vero? ma perché c'ho l'alettone danneggiato, Xander, non ho più la maneggevolezza di prima. Esatto, La maggenevolezza. guarda, guarda. Non riesco a curvare bene, infatti sai che forse me la sono giocata la terza posizione. Mancano 3 giri ancora. No, Ho anche paura di quelli dietro. io non c'è nessuno. Se giri tranquillo lo riprendi. Figa, faccio una. No, Buonanotte. dietro c'è il vuoto, Mick, vai tranquillo. Ma faccio fatica veramente a curvare. No. Cioè, appunto, vai Botta. tranquillo, esatto. Mi ha mandato 3 secondi di penalità, Xander. Beh, ce l'hai ancora di vantaggio, Non hanno eh. No, non è accettato la vero. mia Non è vero. rattura. 1, 2. Stai lì lì, Mick. Devi Sì, ma mi guadagnare. recupera alla fine, anche perché loro. No, non è detto, non è detto. Ma Cazzo, guarda io qua. ero settimo, potevamo fare doppietta. No, forse dal sesto ce li ho 3 secondi. 2-9, figa, se chiudo così mi Infatti. sparo. Oh, ce l'ho attaccato al culo. No, guarda che sono 2 secondi e qualcosa. Forse ne perdo una, forse riesco a salvare l'ultima, non c'era. Sì, beh no, se arrivi arrivi vinto, Nick. Sì, ho. Il sesto è molto indietro. Però io qua taglio un po', guadagno un pochino. E sai Adesso sono più di 3 secondo quando ero bambino? me. Tagliavo sempre, toglievo il coso, Madonna. le finali. E vabbè, ero bambino, Madonna, che persona orribile. ti lamenti da traccia dinamica. Dai Adesso capisco un sacco di cose. che forse! Dai che Secondo me forse! ce l'hai fa... Dai che forse! Dai che forse! Da quinto almeno sicuro! Quinto, esatto, quinto. Però Quinto. aspetta, più la penalità. Sì, No, quinto con la finalità sì, romana. ok, sì, giusto. Cazzo, peccato, figa, dal terzo a quinto potevo essere terzo. È giusto. E quindi Sono un questo è bocciato. l'ordine d'arrivo. Io sono la Polide e quinto. Dunque. Beh, tu non sei ultimo, però, 21esimo, eh. Vabbè. Quindi, ragazzi, finisce qua la prima puntata. Sarà difficilissima, Sì. ansia mille, però è stata divertente, devi ammettere, è stata molto più divertente. Sì. Sì, Cioè, io almeno sono arrivato alla fine, cazzo, che c'era ancora adrenalina, dai. tra l'altro dal mio video si vedranno un po' di cose interessanti. Un Cioè, chi po' se ne di frega che non arriviamo comportamenti primi. bizzarri. Anche perché vedrai che nel Esatto. Bahrain ce li facciamo, Xander, sono Ecco, sicuro. ricordatevi queste parole. Ce li facciamo, doppietta Ferrari. Prossimo episodio sul canale di Mick, presto. Bravi ragazzi, forza Ferrari! Addio. Saluto Antonio. Hanno già salutato, Antonio. Addio.